Alvaro Ancisi, lista per Ravenna, e Massimo Manzoli, Ravenna in Comune, hanno esposto ai giornalisti 5 proposte sul porto di Ravenna. Alla conferenza stampa è stato presente anche l'ingegnere marittimo Maurizio Marendon. Stiamo parlando del periodo di 8 anni, da oggi a fino a quando saranno terminati, nella migliore delle ipotesi, i lavori progettati per scavare fino a 12 metri e mezzo i fondali dell'Adriatico. In questi 8 anni almeno il porto di Ravenna deve fare molte altre cose che finora non sono state fatte. E noi ne abbiamo indicate 5. Primo, bisogna fare le manutenzioni ordinarie del porto, che continua ad essere insabbiato, dovrebbe essere a 11 metri e mezzo di profondità, come si è arrivato a fare 13 anni fa. Oggi possono entrare solo le navi che i fondali sono ridotti a 9,45 metri, limitando di molto l'accesso delle navi. Bisogna quindi ripulire i fondali del porto alle condizioni di oggi e mantenerlo pulito con manutenzione ordinaria di cui nessuno parla. Quindi non bisogna aspettare i 12 metri e mezzo per fare anche questo. Secondo, bisogna dare molto spazio nel porto attuale non soltanto alle rinfuse, che è diciamo il grosso business di Ravenna, ma che ha margini di guadagno ridotti, bensì alle merci varie, che sono molto sottovalutate. Quindi si parla di tondoni, di ferro, di casse, di tubi, di project cargo, che riescono a dare dei margini di profitto, posti di lavoro, mezzi impiegati molto superiori alle rinfuse. Quindi non ci sono solo rinfuse e in prospettiva i container. Oggi si può già fare molto dando spazio, incentivando le merci varie. Al terzo, poi bisogna che per quanto riguarda i container, noi non ci preoccupiamo solo di dare il materiale alle imprese di ceramiche, Agile, Caolino, eccetera, alle imprese produttrici di ceramiche di Modena e di Piacenza, ma bisogna che anche poi le ceramiche prodotte tornino a Ravenna per essere esportate. Oggi invece vanno alla Spezia. Per fare questo bisogna che la regione, autorità portuali, il comune di Ravenna, tutti gli enti interessati riescano ad avere in gestione o in proprietà o in gestione a bassissimo costo la tratta ferroviaria Modena-Ravenna. Questo è fondamentale, ma non se ne parla quasi per niente. Quarto punto, elettrificare le banchine. C'è una direttiva europea che lo impone di fare a tutti i porti entro il 2025. Ed è molto importante sia per la funzionalità delle attività che si svolgono sul porto, ma soprattutto per evitare che ci sia prodotto un grosso inquinamento ambientale, acustico, eccetera, per il fatto che le navi devono mantenere accesi i motori lungamente solamente per produrre l'elettricità che serve a loro per poter fare la movimentazione. Quindi siamo un obiettivo di Green Ecology, ma soprattutto tutte queste cose devono essere fatte abbassando i costi, perché abbiamo le tariffe più alte d'Italia e questo significa dover lavorare con molta maggiore efficienza, significa soprattutto ridurre le tariffe di imbarco e sbarco, le tariffe di carico e scarico dei container, delle visite doganali, degli uffici di sanità di frontiera e di tutti i servizi accessori, perché altrimenti non regge la competizione con gli altri porti e rischiamo di finire nella marginalità della portualità italiana. Marendon, in 57 anni di vita e sempre a contatto con il porto fin da bambino, vede di cambiato oggi? Di cambiato vedo tantissime cose e sono anche molto demoralizzato. Pensi solo che io per il mio lavoro che faccio al porto di Ravenna vado quasi esclusivamente solo in Marcegaglia a fare degli imbarchi
e il resto giro per l'Italia, perché Ravenna è un porto purtroppo morto dal punto di vista delle esportazioni e delle importazioni. Per cui cambiato, vedo prima di tutto la voglia da parte delle amministrazioni di riuscire in qualche modo a portare Ravenna agli albori di una volta, cioè molti porti hanno avuto la possibilità di avere politici come De Micheli eccetera eccetera che hanno portato soldi a Venezia. Noi abbiamo l'ultimo personaggio che ha portato soldi a Ravenna, è stato il povero, come dicevo, Raul Gardini, che ha portato, che credeva in Ravenna come porto, come il suo porto, il porto della sua città. Ora non abbiamo più persone che ragionano così e il porto di Ravenna è stato messo da parte in Italia e da parte nel mondo, soprattutto perché eravamo un porto ai primi vertici, cioè i vertici assoluti di quello che erano i contenitori. Eravamo il quarto porto, dicevo prima, come container. Ora siamo diventati il 15° posto, dopo porti come Bari del Meridione, che non sono porti che hanno questa grandissima attività di export, ok? E questo mi deprime come cittadino e come operatore.